Per la seconda volta nel giro di un mese, la FIOM genovese scende in piazza con i lavoratori Ilva contro i 600 esuberi decisi dal gruppo industriale. Sono chiare le richieste di FIOM e da quelle non si torna indietro, spiega Bruno Manganaro. Stanno cercando di fregarci l'accordo di programma in un tavolo romano che rischia di essere una palude in cui si discute di tutto, quindi di niente. Il rischio concreto è che quell'accordo che ci ha permesso di stare in piedi fino ad oggi ci viene portato via, che vuol dire perdere occupazione, perdere salario e perdere diritti. Abbiamo chiesto una cosa semplicissima, i firmatari tutti di nuovo intorno a un tavolo, a cominciare dal governo, ma il governo si rifiuta di farlo e quindi si lotta, si sciopera e si occupa la fabbrica. Genova deve diventare un caso nazionale. Da qui non si torna indietro. È netta la decisione di occupare la fabbrica da oggi a data da destinarsi. Emblema di questa scelta, la tenda rossa allestita fuori dai cancelli dell'Ilva. E a chi ha affermato che chi abbandona un tavolo è sempre in torto, non si fa attendere la risposta di FIOM. Se un tavolo finto è giusto abbandonarlo, se è un tavolo vero ci si sta, come sempre. Un tavolo finto, una presa in giro, per dire abbiamo fatto finta di trattare, non serve assolutamente a nessuno. Poi noi siamo soli, ci sono i lavoratori e questo basta, ecco. Quando i lavoratori sono con te, l'abbiamo visto nella battaglia per difendere la Fincantieri, tutto diventa non facile ma possibile e noi cerchiamo di costruire questa possibilità di difenderci il nostro accordo. Se non cambierà la natura, sta...